Abbiamo pensato che nella ristorazione scolastica, se non si poteva recuperare il cibo che avanza nei refettori, perché il cibo è stato ormai esposto al consumo e quindi potrebbe non avere più le caratteristiche igieniche e sanitarie idonee a un consumo differito anche nel tempo, abbiamo pensato che però i pasti che comunque avanzano nelle cucine, nelle nostre grandi cucine che producono mediamente dai 5.000 ai 10.000 pasti giorno, potevano essere, se ben conservate, ridestinate appunto ad usi diversi. È da qui che abbiamo incominciato a raccogliere e a destinare a Banco Alimentare Fondazione Siti Cibo il cibo che avanzava in alcune nostre cucine. Grazie a questa sperimentazione avviata l'anno scorso, abbiamo recuperato in circa 3 mesi circa 14.000 porzioni che sono state ritirate da Siti Cibo e ridestinate appunto agli enti caritatevoli. Con Milano Ristorazione abbiamo attivato poi altre attività di contenimento degli sprechi alimentari che si è realizzato quest'anno con la produzione di questo sacchetto dal titolo Io non spreco. È un sacchetto oltretutto riutilizzabile e lavabile che viene consegnato a tutte le scuole e alle classi aderenti a questo progetto che abbiamo elaborato in collaborazione col Comune di Milano e Legambiente, nel quale i bambini possono contenere il cibo, ma inteso solo cibo non deperibile, quindi come prodotti da forno, il pane, la frutta, possono portarli a casa. Questo ha un doppio significato, un significato educativo: bisogna iniziare dai bambini a sensibilizzarli sullo spreco alimentare. I bambini devono sapere che quello che non viene consumato ha comunque ancora un valore e che quindi può essere consumato nel tempo e quindi non sprecato e non destinato al rifiuto. Avremo altre iniziative in questo senso, è un tema per noi molto importante sul quale pensiamo di continuare a lavorare, sul quale continueremo a lavorare con Banco Alimentare così come abbiamo fatto fino adesso.